sensazioni di questa giornata indimenticabile, storica, insomma, l'esordio in Serie A, non so se ci avevi mai pensato che l'avresti fatto. Sì, no, è una giornata incredibile, eccezionale, si può usare qualsiasi aggettivo, però penso una gioia immensa, perché è quello che mi aspettavo dopo 20 anni di carriera. È arrivato nel migliore dei modi, perché abbiamo vinto, abbiamo trovato il 10º posto, che si può chiedere di più? Ecco, hai giocato perché te lo meritavi, l'ha ripetuto più volte Giampaolo, in una partita vera, perché con i 3 punti l'Empoli è arrivato 10º, ha raggiunto l'obiettivo, esordio con vittoria, maggior soddisfazione non poteva essere. È vero, una partita vera, perché come ho detto abbiamo raggiunto il 10º posto. Volevo anche ringraziare i tifosi, perché sinceramente non me l'aspettavo tutta questa accoglienza incredibile, li ringrazio enormemente. C'è un'altra dedica particolare, ieri i tuoi compagni ti hanno detto forza Mau. Sì, no, non smetterei mai di parlare di questo gruppo, è un gruppo eccezionale. È 2 anni che sono qui, è cambiato qualche giocatore, però è rimasto un gruppo che difficilmente si trova da altre parti. Veramente, potete aver visto, se avete visto cosa si è combinato alla fine, questo diciamo è stato, questa partita è stata la ciliegina sulla torta, perché... ecco, sinceramente sul 10º posto non ce l'aspettavamo più, invece vuoi o non vuoi ci siamo arrivati, e credo questo è un merito proprio del gruppo tutto. Quanto è dura lasciare Empoli? Tanto, perché dal primo giorno all'ultimo mi hanno accolto benissimo, mi hanno trattato veramente bene, e dispiace tanto lasciare questo gruppo, perché è un gruppo fantastico con grandi uomini, quindi dispiace tanto, però sicuramente ci continuerò a parlare, perché sono dei bravissimi ragazzi. Oggi sei uscito, sei entrato anche nel cuore della gente, tanti applausi. Sì, anche loro mi hanno accolto benissimo fino alla fine, quindi ringrazio tutti loro e spero di poter tornare con una maglia da contrario. Senti, il ricordo che ti porterai dietro di questo anno, c'è un'immagine particolare? Il gol di Maccarone oggi. No, sicuramente il derby in casa, che abbiamo raggiunto la salvezza, e penso che è stata una bellissima giornata. Partiamo dal gol, dal record personale, dai saluti finali, dal 10º posto. Oggi tante storie da raccontare. Sì, tante storie, perché comunque abbiamo fatto una bella partita, alcuni tratti abbiamo sofferto, ma ci può anche stare. Poi è arrivato il gol, ne abbiamo sperati altri, abbiamo cercato di... qualche volta abbiamo rischiato di prenderli, però era una partita un po' aperta, dai, cioè siamo giocati a viso aperto come sempre, e alla fine è andata bene, perché comunque anche gli ultimi minuti sapevamo che il Genoa stava perdendo la possibilità di raggiungere questo 10º posto, che vuol dire tanto per la stagione che abbiamo fatto, per la società, per i tifosi, per il prestigio, per tantissime cose. Chiunque ha detto un gruppo eccezionale, fantastico, tu ne sei il capitano, credo sia un orgoglio particolare. No, un orgoglio fantastico, perché essere il capitano di questo gruppo, come è stato gli altri anni, ma questo in particolare, perché abbiamo battuto tanti record, mi riempie di gioia, perché ci tengo sempre tanto a queste stagioni. Poi adesso sappiamo che comunque tanti ragazzi devono partire e si ricostruirà tanto da capo, però io non ho paura e timore di niente, perché comunque sappiamo che ogni anno è così e sappiamo che la società lavora bene, e quindi dobbiamo goderci questo momento, e poi tra un mese si riparte con tanti altri grandi stimoli. Con un punto fermo che è il pubblico empolese, che oggi ti ha tributato una standing ovation enorme al momento del cambio. No, sono cose che fanno sempre piacere, perché comunque sono molto legato a questa città e cerco sempre di dare il massimo in tutte le partite, poi a volte ci si riesce, a volte no. L'importante comunque penso che è sempre quello di dare il massimo finché uno riesce.